che 20 anni fa, quando facevo il pubblico ministero, c'erano le prove, avevamo le prove, cioè si raccoglievano le prove che la corruzione in questo sistema, in questo paese era un sistema. Un sistema vuol dire che c'erano delle regole, no? Che disciplinavano, occulte ovviamente, che disciplinavano la corruzione e che era forse più facile che i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione fossero accompagnati dalla corruzione piuttosto che il contrario. Adesso io sono 7 anni che non faccio più quel lavoro lì, quindi non posso esprimermi con una certezza del genere, posso dare un'impressione. Come darebbe qualunque cittadino. Allora, guardando quel che produce Transparency International, cioè l'indice della percezione della corruzione, e guardando quel che dice il procuratore generale, il procuratore della Corte dei Conti, la stessa Corte dei Conti, la corruzione crea un danno annuale di 60 miliardi di euro. Leggendo i giornali e seguendo la televisione, io credo di poter dire come impressione che magari sono cambiati dei sistemi, magari non c'è più il finanziamento illecito ai partiti come c'era allora, però complessivamente a me sembra che le cose non siano cambiate, e cioè che nel nostro paese la corruzione continui ad essere endemica, cioè, no? E quindi lasciamo che finiscano i processi e così via. Ci sono persone, ricorrono nomi antichi e delle volte ricorrono anche nomi moderni, no? Cioè, nelle stesse indagini magari si trovano le persone di cui non si ha memoria. Però la sua domanda è una domanda interessante, perché, come mai? Io credo che perché non si introducono delle misure che impedirebbero alle persone che sono state così trovate, riconosciute come partecipi, no, di quel sistema, allora non possano continuare a occuparsi di cose analoghe.